Dove se ne va così correndo? Non sto correndo. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti di... E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. E non so proprio perché continuai a andare. Corsi fino all'oceano. E una volta lì mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre. Quando ero stanco, dormivo. Quando avevo fame, mangiavo. Quando dovevo fare... Insomma, la facevo. E così, lei ha corso e basta. Già. Pensavo tanto a mamma, a Bubba e al tenente Dan, ma soprattutto pensavo a Jenny. Pensavo tanto a lei. Da più di 2 anni ormai, un uomo di nome Forrest Gump, un giardiniere di Greenbow in Alabama, fermandosi solo per dormire, corre attraverso l'America. Il servizio è di Charles Cooper. Per la 4ª volta nel suo viaggio attraverso l'America, Forrest Gump, un giardiniere di Greenbow in Alabama, oggi sta per attraversare di nuovo il fiume Mississippi. Che mi venga un signore colpo, Forrest. Perché corre? Lo fa per le facce nel mondo. Lo fa per i senza tetto. Corre per i diritti delle donne. Oppure per l'ambiente. O per gli animali. Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare. Ma perché fa questo? Avevo voglia di correre. Avevo voglia di correre. È lei! Non ci posso credere, è lei! Ora, non so perché, quello che facevo sembrava avere un senso per le persone. È come se in testa mi sia suonata una sveglia. Mi sono detto, ecco uno che ha raggiunto un equilibrio. Ecco uno che ha già chiaro tutto quanto. Ecco uno che ha la risposta. La seguirò dovunque, signor Gump. E così ebbi compagnia. E poco dopo ebbi ancora più compagnia. E poi si unì ancora altra gente. Qualcuno più tardi disse che avevo dato una speranza alle persone. Nah,
No, io non sono un pozzo di scienza, ma qualcuna di quelle persone mi chiese se poteva aiutarla. Ehi, amico! Ehi, senti, chissà se puoi aiutarmi, eh? Senti, mi occupo di adesivi per automobili e sto cercando di trovare un bello slogan. Visto che sei stato di così grande ispirazione per la gente di qui, pensavo che magari potevi aiutarmi a farmi venire. Wow! Amico, hai visto? Hai appena pestato una grossa merda di cane! Capita! Cosa, la merda? Qualche volta! Qualche anno dopo sentii che quel tizio riuscì a trovare uno slogan per un adesivo per automobili e ci fece un sacco di soldi. Un'altra volta stavo correndo e uno che aveva perso tutti i suoi soldi nel commercio delle magliette voleva mettere la mia faccia su una maglietta, ma non sapeva disegnare bene e non aveva una macchina fotografica. Tenga, usi questa, tanto quel colore non piace a nessuno. Sorridi alla vita! Qualche anno dopo scoprii che quel tale riuscì a trovare un'idea per una maglietta e ci fece un sacco di soldi. Comunque, come dicevo, avevo tanta compagnia. Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te prima di andare avanti. E col fatto che correvo c'entrava questo, credo. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore. Zitti, zitti, sta per dire qualcosa. Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora. E adesso noi che cosa facciamo? È tutto a un tratto. Finirono i miei giorni di corridore.